Salve, sono il dottore Grassi, sono fisiatra, mi occupo di neuroriabilitazione ed elettromiografia. All'interno di H Clinic ci occupiamo di fare la diagnostica del sistema nervoso periferico, quindi la valutazione dei nervi e dei muscoli, un poco come il sistema di una casa con i fili elettrici per andare a vedere come funzionano. Ecco, nelle patologie che più dipendono dal sistema nervoso periferico, con l'elettromiografia riusciamo ad avere una buona diagnosi della patologia. Quindi cervicobrachialgia, lombocefalgia, sindrome da incarceramento come il tunnel carpale, il tunnel tarsale, nel paziente diabetico, le neuropatie diabetiche. Nel paziente che soffre di patologia diabetica, è chiaro, prima va accertata la neuropatia diabetica. E con l'elettromiografia abbiamo un valido strumento per capire quale patologia abbiamo e quanta patologia c'è da trattare. Successivamente la rieducazione neuromotoria che verte sul recupero del tonotrofismo muscolare e della fase propriocettiva che viene persa proprio per il danno dato dalla neuropatia periferica, quindi la fase del passo, il training deambulatorio, le capacità anche degli arti superiori, delle mani, di prensione, le cervicobrachialgie, le lombocefalgie, le sindrome del tunnel carpale. Nelle cervicobrachialgie, che sono molto frequenti e sono dovute all'intrappolamento di una o più radici nervose dalla parte cervicale, irradiandosi anche agli arti superiori, noi utilizziamo alcuni strumenti di fisioterapia, come la laser terapia a media o alta potenza e gli ultrasuoni, per ridurre sia la componente muscolare tensiva sia la componente flogistica del nervo. Nelle sindromi del tunnel carpale, che sono delle sindromi anche queste frequenti da intrappolamento di un nervo, il nervo mediano che passa proprio nella regione centrale del polso, utilizziamo anche qui dei laser ad alta potenza per cercare di risolvere un po' l'intrappolamento del nervo, qualora l'esame elettromiografico ci dica che ancora siamo in una finestra terapeutica conservativa. Se invece si deve ricorrere obbligatoriamente all'intervento chirurgico, è chiaro, il trattamento sarà fatto dall'ortopedico per liberare questo nervo dall'intrappolamento e poi successivamente noi facciamo la fase riabilitativa neuromotore, quindi il recupero sia della parte muscolare che della parte sensitiva della mano.